Presentati questa mattina presso la sala consiliare del comune di Roseto i due ATP Challenge, la formula è quella del back to back, si inizierà lunedì prossimo, due settimane di altissimo livello con tanti tennisti di primo piano protagonisti, a cominciare dall'azzurro Stefano Travaglia, ci sarà anche l'ex top 30 al mondo Luc Rosol. È stato mandato subito un messaggio di pace nel corso della conferenza stampa per quanto sta succedendo in Ucraina. Le parole del direttore del torneo Luca Del Federico e del sindaco Nunes. Sì, la speranza e la pace, c'è questa tragedia della guerra in Ucraina, in Europa, è veramente una cosa che non si sarebbe mai immaginata nel 2022 di ritornare all'incubo della seconda guerra mondiale. Purtroppo è un momento drammatico, lo sport può aiutare a superare questi problemi fra i popoli e l'obiettivo è quello, cercare di dare un segnale di pace e di speranza. Iscritti, c'è qualche paura per le condizioni meteo, ma con certezza chi sarà Roseto? Allora, c'è tanta paura per le condizioni meteo, sto mandando foto ai giocatori dando questa bellissima giornata di sole, a Gran Canaria in questo momento sta piovendo, quindi ho scherzato dicendo ma state giocando lì a Gran Canaria che piove e qui c'è il sole, però c'è un timore sulle condizioni meteo, anche se già da martedì dovrebbe andare il meteo per il meglio e passare questa perturbazione. Qualche nome? Ma sicuramente gli italiani ci saranno tutti, Stefano Travaglia, il giovanissimo Flavio Cobolli, Gian Nessi, Andrea Pellegrino, Gimbo Moroni, Lucas Rosol mi ha già confermato la sua partecipazione a tutte e due le date, un giocatore che è stato 25 al mondo, ricordiamoci quando sconfisse Wimbledon Nadal, quindi grande esperienza e grande spettacolo qui a Roseto. Sport, città dello sport, Roseto, città del turismo e dei turismi. Queste due parole unite in un'opportunità che abbiamo saputo e voluto cogliere nell'immediato, quando due mesi fa gli organizzatori hanno paventato che c'era questa opportunità, l'abbiamo colta, abbiamo creato una sinergia tra le associazioni, tra gli imprenditori e tra enti, comune e regione. Insomma, tutto il meglio per far sì che avvenga nella sicurezza, avvenga nella trasparenza, ma avvenga anche in un'attrattività. L'abbiamo detto sempre in campagna elettorale, questo deve diventare città attraente ed attrattiva e credo che questo sia un modo concreto per farlo. E confermare quello che già da consigliere di